Ieri la Croce Rossa italiana, almeno al tempo dei nostri nonni, era un tutt'uno con la figura delle cosiddette crocerossine, vere e proprie icone dell'abnegazione e di una sorta di aristocrazia del sacrificio. Il corpo dell'infermiere volontaria è il frutto di una forte volontà di emancipazione e partecipazione delle italiane. Un flash mob per valorizzare il ruolo della donna all'interno dell'associazione Croce Rossa. E noi siamo sì delle Croce Rossine, ma siamo anche tutte le donne della Croce Rossa, che apparteniamo al gruppo dell'emergenza, al gruppo del sociale e per ultimo il corpo militare, che sono le infermiere volontarie. Oggi possiamo raccontare storie esemplari di donne e ruoli chiave della nostra organizzazione. Tuttavia, accanto a queste bellissime testimonianze, sono ancora tanti gli ambiti della società in cui la vulnerabilità è donna e passa per i luoghi comuni da smantellare, per i diritti negati, fino ad arrivare agli abusi e alle violenze che la Croce Rossa contrasta quotidianamente. Le volontarie aretine sono così scese in piazza San Jacopo nella giornata internazionale dei diritti della donna. Per festeggiare un diritto che si spera che sia un diritto internazionale e non sia solo oggi ma per tutto l'anno. Il solo domani possibile passa per una parità di genere reale in ogni campo. Il solo futuro auspicabile è quello in cui non siano necessarie giornate ad attestare quello che avrebbe dovuto essere da sempre.